Parlare di questo. Possiamo parlare del fatto che non si crea uno strumento vero di reddito di inclusione, quello che ci chiede l'Unione Europea, un reddito di inclusione, senza che ci sia effettivamente la capacità di avere una visione di sistema di presa in carico. Questo nella legge è precisato e noi vogliamo andare avanti su questa strada e ci piacerebbe confrontarci su questo. Grazie. La ringrazio. Siamo all'emendamento 1.25. Non ho altri interventi, contrari alla Commissione e il Governo, favorevoli tutte e tre i relatori di minoranza. Onorevole Bini, prego, a titolo personale. Presidente, ci risulta che ci siano ancora le commissioni convocate, se si può fare una verifica o sospendere brevemente prima di capire. La Presidenza verifica. Però, ecco, nei limiti in cui è possibile verificare. Nel frattempo, però, se non vi sono interventi, io prego. Ora un po' di mestiere. Sì, sull'emendamento, Presidente. È intuivo. No, volevo sostanzialmente dire una questione. Questo è un provvedimento importante che punta, come dicevo nel mio intervento precedente, a dare un inizio di un percorso. Però la centralità di questo intervento è valorizzata sulla figura dei bambini e sulla figura dell'infanzia. Quindi il valorizzare questo pezzo penso che sia un orgoglio per la Camera, un orgoglio di tutte le forze politiche. Abbiamo posto un obiettivo che è quello di tutelare i minori. Cominciamo da lì, non solo da lì, cominciamo dagli esclusi dal mondo del lavoro, cominciamo da tutta una serie di provvedimenti. Però mi pare assolutamente importante puntare al fatto che si lavori nell'ottica di dare solidarietà a una parte almeno di quei 4 milioni di persone che vivono la povertà veramente come un dramma quotidiano. A questi diamo ristoro e ristoro in maniera dignitosa.